Io fui mandato dal mio direttore didattico a fare un provino alla fine del mese di ottobre. Alle 11 di sera, dalle 2 del pomeriggio, mi chiamarono a fare la prova. Io ho detto: sentite, posso fare come mi pare a me o devo recitare questa cosa che è stata fatta? A un certo punto hanno interrotto la lezione e sento una voce per me, chissà da dove, che fa: abbiamo trovato il maestro, andate via tutti gli altri. Allora io faccio: grazie, arrivederci. Io no, lei è qui. 4 dicembre 1997. Muore a Pitigliano il maestro Alberto Manzi. Nato a Roma nel 1924, dopo l'esperienza in guerra come sommergibilista, Manzi inizia l'attività didattica, portando avanti sul campo le sue ricerche di psicologia didattica. Manzi cura sussidiari, libri di lettura, diari scolastici e pubblica 30 titoli fra racconti, romanzi, fiabe, traduzioni e testi di divulgazione scientifica. Manzi deve la sua notorietà, però, soprattutto alle collaborazioni televisive. Cari amici, buonasera. Con Non è mai troppo tardi, in onda fra il 1959 e il 1968, contribuisce alla lotta all'analfabetismo in Italia. Questo suono come lo possiamo trovare, ad esempio, nella parola scuola? Io sono stato forse l'unico insegnante che è andato sotto consiglio di disciplina per 8 volte.